Arriviamo da una partita molto importante, quella della Juventus vinta in casa contro il PSV con un ritorno importante in Champions League ed ecco che però la Juventus si appresta ad andare incontro a un'altra partita, forse ancora più importante, casalinga sempre, però questa volta contro il Napoli di Antonio Conte. E in questo periodo sono tanti argomenti e ne parleremo con Beppe di BJTV. Ciao Beppe, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, carissimo Peppe, buon pomeriggio sicuramente agli amici che ci guarderanno. Hai detto una cosa giustissima. Juve-Napoli, ti devo dire una cosa, una chicca, è più sentita di Juve-PSV Eindhoven. Pensa che arrivato a un certo punto dell'85esimo si sono alzati i cori contro il Napoli, per dirti come Juve-Napoli negli anni è diventata molto molto accesa. Eh sì, ed è proprio di questo che ti volevo parlare, perché tra l'altro invito i nostri amici a mettere un link qui sotto, a seguire il canale di BJTV per tanti e tanti contenuti. Tema Juventus, ecco, proprio della Juventus parliamo, perché abbiamo visto la partita contro il PSV, tra l'altro tu eri allo stadio, ma abbiamo visto dei contenuti in cui proprio eri proprio lì a festeggiare i gol dei vari Yıldız e compagnia cantante. Beh, però... Questa partita con Napoli hai la percezione che sia ancora più importante anche perché c'è un certo Antonio Conte sulla panchina del Napoli, cioè questo è un fattore. Conte torna allo stadium, questa volta con il pubblico. Secondo te che accoglienza ci sarà per Antonio Conte allo stadium? Saranno gli applausi per l'ex allenatore della Juventus che ha fatto partire quel mega ciclo? O saranno i fischi per un allenatore che dopo la Juve è andato a fare nazionale? Quindi FIGC dopo quello che è successo, Inter dopo quello che è successo, Calciopoli, ora il Napoli, rivale storica alla Juventus. Tu che ne pensi? Allora, partiamo subito da un presupposto. Non è Antonio Conte che fa diventare questa partita importantissima. Juve-Napoli ormai, diciamo, la partita a Torino, sentita come a Napoli, diciamo, è sentitissima la partita Napoli-Juventus. Non è Conte che ha acceso questo big match. Ormai è da anni che c'è questa, diciamo, lotta tra Juventus e Napoli. Ci siamo contesi qualche scudetto, abbiamo sempre avuto la meglio noi. Antonio Conte, ovviamente, ora accende ancora di più. Voglio essere poi anche onesto. Io penso che la scelta di Conte andare a Napoli non è la miccia che innesca la bomba. Penso che Conte ormai ha rotto i rapporti con la tifoseria dopo l'approdo all'Inter. Non tanto la nazionale Juve, anzi, era contenta come tifosi. È stata una scelta giusta, secondo me, andare all'Inter. I tifosi, diciamo che si sono molto, come dire, arrabbiati. Io voglio essere onesto anche perché no, non è giusto non seguire la mia linea. Avrei preferito il ritorno di Conte in questi anni, però la Juve ha fatto altre scelte e sono felice della scelta, questo non c'è ombra di dubbio. L'accoglienza penso che non sarà gradevole nei confronti di Antonio Conte, anche perché all'uscita dallo stadio, poi parlando un po' con i tifosi, poi diciamo quando ci siamo un po' sbollentati dai 3 gol, dalla vittoria, dalla felicità, proprio ho fatto questa domanda poi a vari tifosi, ovviamente la tifoseria più accesa che la curva, gli ultras, e onestamente ci sono gruppi e fazioni che non riserveranno, come dire, tante smancerie per Conte, neanche tante cose dolci. Penso che ci saranno bordate di fischi nei suoi confronti. Poi di qua a sabato alle 18 tutto può cambiare, ma la vedo veramente dura. L'accoglienza sarà veramente dura. E Conte, purtroppo, la scelta di andare all'Inter ha rotto qualcosa. Ma dobbiamo ribadire una cosa: Conte alla Juve ha fatto la storia sia da calciatore che da allenatore. Da calciatore ha vinto tutto, da allenatore ha iniziato un lungo ciclo, ma andare all'Inter, onestamente, se la poteva anche risparmiare. Sì, io sono perfettamente d'accordo, posto che anche io avrei valutato l'ipotesi di ritorno di Conte più volte, al posto di Sarri, al posto di Conte, al posto dell'Allegri bis. Quest'anno ci ho sperato, però devo dire che la scelta di Motta No, no. mi Anch'io, voglio essere convince. sincero, sperato anch'io, però alla scelta di Thiago Motta ho detto: guarda, se deve arrivare un Sarri di turno, un Allegri di turno, va bene Thiago Motta, ma in quegli anni, onestamente, avrei voluto un ritorno di Conte. Ecco, al di là del discorso accoglienza o meno di Conte, che partita ti aspetti? Perché diciamo Napoli è quella che l'anno scorso forse era la Juventus, ossia la squadra pericolosa perché non avendo le coppe,
può essere un pericolo, cioè ha più tempo per allenarsi, ha più tempo per gestire il tutto. Che partita ti aspetti? Una partita rognosa, una partita un po' stile Juve-Roma, cioè chiusa da entrambe le parti, nessuno si vuole far male, o più qualcosa di simile al PSV, cioè una partita in cui si gioca a viso aperto e si vedono gol e magari una buona Juve? A Conte pareggiare non gliene frega niente. Conte è un allenatore che ha dimostrato in questi anni che qualunque partita la vuole vincere. Conte sicuramente sa che venendo a Torino non ci sarà un clima gradevole per lui. Penso che Conte vuole lasciare il segno e far capire ancora alla società e dirigenza della Juve che hanno fatto un errore a non richiamarlo. Perciò Conte secondo me giocherà una partita aperta, a viso aperto, sicuramente, ne sono sicuro. La Juve dopo la Champions penso che sarà una Juve che continua ormai su questa linea. Se nel mezzo non c'era questa vittoria per 3-1, penso che la Juve è sulla linea, come dire, di Empoli e contro la Roma. Ero un po' preoccupato. Io penso che la Juve questa vittoria Champions abbia dato tanta fiducia alla squadra, e vi dico anche perché sullo 0-0 contro il PSV la squadra era bloccata, era la stessa squadra di Empoli e contro la Roma, ve lo posso garantire. I primi 20 minuti prima del colpo alla Del Piero di Ildiz, così lo vogliamo chiamare, la Juve era bloccata. Nel momento in cui la Juve segna è come se tutti sono sbloccati. Cop Miners ha iniziato a fare il Cop Miners, Nico Gonzalez si cambia praticamente da così a così per un semplice motivo: acquista fiducia, tutti iniziano a correre e improvvisamente la Juve diventa una squadra. Ora la Juve ha preso sicuramente fiducia da questo 3-1 e giocherà sicuramente per vincere, non giocherà per lo 0-0 e neanche per il pareggio. Per questo vi dico che ambedue le parti sarà una partita super super aperta, dove vedremo forse qualche gol a differenza di Empoli e contro la Roma. Io invito i nostri amici qui sotto nei commenti a dirci la loro in merito a queste tematiche, quindi diteci la vostra, analizziamo il tutto insieme aprendo un bel dibattito nei commenti. Io invito oltretutto, dopo aver scritto il loro commento, i nostri amici, andare qui sotto, c'è il link del canale BJTV, andate, vi iscrivete e seguite tutti i contenuti di Beppe, che dire, io ti ringrazio e ci vediamo alla prossima. Io ringrazio invece te, per me è sempre un piacere fare contenuto. Allora, con un juventino, e non c'è dubbio, poi per me con un conterraneo, è bellissimo, esatto, parlare di Juve insieme, dove condividiamo sia la stessa terra, diciamo quella nativa, e poi la nostra grande Juventus. Grazie a esatto. Te, grazie a tutti gli amici da casa che ci seguiranno. Ci vediamo alla prossima su FCM News Sport. Ciao ciao!